Bene, buongiorno, ci sentite? Ci sentiamo, Ciao. buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Piacere di ritrovarvi. Noi vi parliamo dal Touring Club Italiano, dalla sede di Milano. Io sono Stefano Brambilla e qui con me c'è il mio collega Tino Mantarro. Noi siamo due giornalisti del Touring, in forza alla rivista e al sito del Touring, e oggi abbiamo un po' il piacere di fare gli onori di casa per presentarvi questo straordinario viaggio in Uzbekistan, che sarà accompagnato appunto dal mio collega Tino. Io vi voglio dire prima due parole su che cosa sono i viaggi del club e sul perché, insomma, vi stiamo parlando di questo tour. I viaggi del club sono i viaggi realizzati in esclusiva per i soci touring dal Quality Group. Quality Group è uno dei più grandi gruppi di tour operator in Italia. Oggi abbiamo con noi Antonio Del Rico, che è il product manager per Mistral, che fa parte del Quality Group, che è il product manager dell'area Vicino Oriente, che poi parlerà insieme a Tino di questo viaggio in Uzbekistan. Buongiorno a tutti. Questo è il nostro catalogo dei viaggi del club per il 2020. È un catalogo che parla di tantissimi paesi nei quattro continenti, nei cinque continenti del mondo, per cui ci sono viaggi in Europa, ci sono viaggi in Asia, ci sono viaggi in America e altrove, e sono dei viaggi particolari, sono dei viaggi particolarmente studiati, particolarmente di itinerari culturali e arricchiti con grande studio da parte dei nostri esperti. Sono viaggi che possono essere di varie tipologie. Ci sono, per esempio, dei viaggi evento in occasione di eventi particolari, e ci sono dei viaggi da quest'anno, dei viaggi in compagnia dei giornalisti. Sono viaggi che abbiamo voluto introdurre proprio per dare del valore aggiunto, come noi giornalisti touring possiamo comunicare come abbiamo piacere, interesse, come abbiamo avuto l'esperienza di poter viaggiare in questi anni. Per cui cercheremo di mettere il nostro, perché anch'io sono uno dei tre giornalisti che accompagnerà quest'anno i viaggi con i giornalisti, per far vivere ancora di più il paese e nello stesso tempo cercando di dare un po' di valore aggiunto su quello che è il nostro mestiere di giornalista di viaggio. Li trovate tutti qui, li potete trovare anche sul sito viaggidelclub.it, e sicuramente li potete prenotare in tutte le agenzie, ma specialmente nei nostri punti touring, che sono i nostri 15 librerie, agenzie viaggio sparse per tutto il territorio. Sul sito touringclub.it, sul sito viaggidelclub.it, comunque avete tutte le informazioni, nonché anche i costi, gli itinerari, eccetera, eccetera. Avete anche la possibilità di scaricare questo catalogo leaflet con tutte le partenze. Un'informazione soltanto prima di lasciare la parola a Tino su come funziona questo webinar. Adesso loro vi parleranno di Uzbekistan, questo viaggio in partenza il 18 maggio. Voi potrete fare tutte le domande che volete attraverso la schermata che vi è apparsa sul computer. C'è la sezione chat, scriveteci nella sezione chat quello che intendete chiedere, delle curiosità o delle cose che non avete ancora sentito da parte dei relatori. Noi alla fine del webinar cercheremo di riassumere tutte le vostre domande e le poniamo insieme, rispondiamo insieme a Tino ed Antonio, perché tutte le curiosità o tutti i dubbi siano risolti. Grazie a tutti, siete particolarmente numerosi oggi, grazie per il vostro interesse nei confronti di questo viaggio, e la parola a Tino per introdurvi alle meraviglie dell'Uzbekistan. A più tardi. Grazie Stefano, grazie a tutti di essere qui a sentire un po' questo racconto, questa introduzione a un paese non tanto conosciuto, diciamo la verità, perché se uno parla di Uzbekistan, diciamo, varie volte per passioni personali, insomma, sono andato in Uzbekistan, e ogni volta quando mi dicono: "Ma dove vai quest'estate?" "Ah, sto per andare in Uzbekistan." La domanda tendenzialmente, la prima è: "Uzbe cosa?" E poi tendenzialmente, insomma, un po' una certa diffusa ignoranza geografica dice: "Ma dov'è Uzbekistan?" Anche perché
quando dici Uzbekistan, sarà un po' mia madre o sarà la maggioranza delle persone, quando senti questo suffisso, no? Stan, tutti pensano all'Afghanistan e allora pensano a qualche posto, chissà, di pericoloso. Allora, no, l'Uzbekistan non è pericoloso, è sì vicino all'Afghanistan perché è uno di questi strani, diciamo, paesi dell'Asia centrale, paesi accomunati appunto da questo, da essere degli stan, perché stan è un suffisso che vuol dire semplicemente paese di. E l'Uzbekistan è il paese degli uzbeki ed è accomunato da un altro paese che visiteremo in questo viaggio, che è il Tagikistan, che è il paese dei Tagiki, dall'essere uno delle 5 repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale. Appunto, questo essere ex sovietico è qualcosa che, se vorrete venire in viaggio con me, con noi, sarà anche un sottofondo, leitmotiv di questa scoperta dell'Uzbekistan. Perché oggettivamente, se uno dice Uzbekistan, Asia centrale, non è che c'è grandi idee, non è un grande immaginario, non sono i luoghi più visitati né i luoghi più visti, diciamo, a livello di cinematografia sono inesistenti. La cinematografia sovietica non parlava di questi posti che invece sono di una bellezza incredibile. Se uno pensa all'Uzbekistan, a questa parte del mondo, magari pensa a una delle tappe che faremo in questo viaggio, che nello specifico è Samarcanda. Se uno, ecco, dice Samarcanda, è uno di quei luoghi dell'immaginario, uno appunto si immagina un pochettino di foto, magari le avrete viste, queste grandi madrasse, queste strutture di epoca medievale, con queste maioliche, un pochettino come quelle che si trovano in Persia, nelle città iraniane, queste maioliche azzurre. Ecco, e se uno più o meno chiede in giro che cos'è, cosa vai a vedere in Uzbekistan, tutti pensano semplicemente che si vada a vedere questo, ovvero architettura medievale piacevole, ma c'è appunto quello che mi piace far passare e provare a raccontare poi anche chi verrà con me in viaggio, c'è molto di più in Uzbekistan, c'è in Uzbekistan e in Asia centrale, c'è una sovrapposizione perché la possibilità di viaggiare lì è un po' un viaggio nel tempo, in diverse categorie del tempo, perché appunto c'è questo della grande storia della Via della Seta, che è quella che più affascina, no? Andremo a vedere le città carovaniere sulla Via della Seta, Kiva, Bukhara, Samarcanda. Ma non si è fermata lì la storia di questa parte del mondo, ha galoppato, a volte è andata anche abbastanza lenta, diciamocelo, alle volte ha corso anche pure troppo. E quindi c'è questa possibilità di vedere una stratificazione di momenti diversi, soprattutto del Novecento, perché il Novecento in questa parte del mondo è stata l'impero sovietico, quindi la grande Unione Sovietica, che da queste parti del mondo, lo vedremo, ha fatto abbastanza danni, ha cambiato anche il volto delle città. Quindi in questo viaggio c'è per esempio la possibilità di vedere Tashkent, che è la capitale dell'Uzbekistan ed è una città probabilmente diversa da tutte quelle a cui siete abituati, perché è una città che nel 1966 è stata rasa al suolo da un terremoto ed è stata ricostruita negli anni 70 secondo gli stili dell'architettura brutalista sovietica. Quindi adesso può piacere o non può piacere, personalmente la trovo affascinantissima, però è una città con un'architettura, diciamo, alle volte anche discutibile, no? Vedremo, c'è questo bellissimo palazzo dei matrimoni che, secondo i dettami dell'architettura sovietica, veniva un pochettino simile a una torta nuziale. Perché, insomma, quello era, poi il matrimonio ai tempi non è che si facesse in chiesa o in altri luoghi, quindi, insomma, vedremo delle cose un po' particolari, ma vedremo anche, appunto, altre città come Kiva, la fantastica Kiva, che delle città carovaniere è la più piccola, però anche questa è patrimonio UNESCO, è probabilmente quella meglio tenuta. Vedremo Bukhara con le sue grandi storie, che per secoli è stato il centro della cultura in Asia centrale, da qua arrivavano, per esempio, i grandi scienziati che poi hanno passato parte del sapere greco alla cultura occidentale, parliamo del XII e del XIII secolo. Ma vedremo, per esempio, a Bukhara anche delle minoranze, perché questi, appunto, abbiamo detto, sono centri carovanieri ed erano all'interno di, insomma, all'incrocio di varie rami della Via della Seta, e lì sono rimaste, quindi, in questi periodi di scambi, popolazioni diversissime. Per esempio, a Bukhara c'è adesso una piccolissima comunità ebraica, che però può pare sia una delle comunità più antiche di ebrei, che si dice addirittura fossero scappati da Gerusalemme quando all'epoca dei Romani, no?
a Tashkent, per esempio, magari avremo la possibilità di imbatterci nella comunità coreana. E tutti questi incontri racconteranno storie di questa terra, che quindi non è semplicemente quel luogo di architetture islamiche, ma è un luogo di incontri, di storie diverse, di storie particolari. Per esempio, a Tashkent, appunto, c'è questa comunità coreana che è stata portata suo malgrado in Uzbekistan negli anni dello stalinismo, quindi negli anni 30 era una comunità di coreani che abitava nella grande Unione Sovietica al confine con la Corea del Nord. A un certo punto Stalin, che aveva paura che i coreani magari potessero solidarizzare con i loro compagni dall'altra parte del confine, ha deciso di deportarli, li ha portati in un luogo oggettivamente pieno di spazio come l'Asia centrale e li ha lasciati lì. Quindi a Tashkent. Quindi ci sarà la possibilità di approfondire queste storie, ma anche la possibilità, che appunto uno pensa alle città, ma cosa c'è in mezzo a queste grandi città carovaniere, no? Siamo in una zona desertica, di grandi deserti, che poi magari uno pensa ad altri luoghi, anche in Asia centrale, di deserti, ma per esempio tra Khiva e Bukhara c'è un affascinante deserto pietroso, al cui interno magari si hanno anche le possibilità di fermarsi e di vedere delle necropoli preislamiche oppure dei cimiteri islamici, oppure si ha la possibilità di vedere, e questa è una delle tappe più interessanti di questo viaggio, la possibilità di arrivare a Nukus, che è una cittadina sovietica, non particolarmente bella, è una cittadina, immaginate come certe costruzioni di epoca sovietica, architettura abbastanza blanda, abbastanza anche fatta con materiali scadenti, pianificata, una grossa piazza, che però ha al suo interno una piccola chicca, che è una grande storia, una delle tante belle storie che si trovano in questa parte del mondo, che è la storia di un antropologo e di un collezionista d'arte di epoca sovietica che ha raggruppato in questa cittadina che si chiama Nukus tutta una serie di opere d'arte del periodo avanguardista, quindi negli anni 20 e 30 dell'Unione Sovietica, perché le ha sottratta letteralmente all'oblio. E quindi avremo la possibilità, per esempio, di vedere questa città e di vedere questa parte di mondo, che è poi una parte di mondo che va verso una parte dell'Uzbekistan, una provincia autonoma che si chiama, non è, a parere mio, affascinante, no? Che è Karakalpakistan, che era la regione autonoma dei Karakalpaki, che sono una minoranza in una minoranza che vive in questo paesaggio abbastanza arido, secco, caratterizzato però, per esempio, lo vedremo attraversando questi deserti, da incredibili, immense piantagioni di cotone. Perché anche lì, appunto, vedremo che guardando, semplicemente attraversando e sapendo leggere, magari questo è anche un po' il nostro compito, aiutarvi a leggere anche il paesaggio e le stratificazioni della storia. Per esempio, racconteremo della storia delle coltivazioni di cotone, che sono una grande caratteristica, anche la risorsa economica dell'Uzbekistan, ed è invece racconta una storia di un disastro ambientale causato dai sovietici che negli anni 60 decisero che, visto che quella sovietica era un'economia pianificata, che lì in Uzbekistan si sarebbe coltivato cotone e quindi deviarono fiumi, fecero cose che insomma che potremmo vedere anche con i nostri occhi per rendere quello che è una steppa desertica invece una delle più grandi piantagioni di cotone al mondo. E quindi ci sarà l'occasione di raccontare questi lati di queste storie, magari anche di parlare con qualcuno per appunto per vedere, di capire un po' di più quello che è l'Uzbekistan anche oggi, perché poi è una repubblica ex sovietica con un'economia che in questi ultimi anni si sta aprendo al turismo, infatti non è uno dei luoghi assolutamente più visitati, anche se è il più visitato di tutta l'Asia centrale, perché poi appunto il Tagikistan, il Kirghizistan, il Kazakistan, che non hanno magari bellezze architettoniche come l'Uzbekistan, ma hanno grandi paesaggi, sono molto meno visti, mentre l'Uzbekistan è un pochettino la porta che vi permette di entrare nell'Asia centrale, poi magari appunto se rimarrete affascinati ci sarà possibilità poi di fare altri viaggi in questa parte di mondo. Ecco, non trovo, beh, come dire, se potrei parlare di Asia centrale, direi una buona mezza giornata aggiungendo storie e tutto, ma più o meno sarà quello che cercherò di fare se verrete in viaggio con noi, appunto, accompagnarvi e raccontarvi quello che ho appreso nei viaggi in Asia centrale, le tante storie che si incontrano e che magari si riescono a leggere osservando le cose e
grattando un attimo sotto la superficie e anche raccontarvi un pochettino, se avete voglia, di come si fa anche a raccontare questi luoghi, perché un po' l'idea che avevamo nel fare i viaggi con i giornalisti era anche questo, di dare a qualcuno magari qualche piccolo consiglio su come raccontare le sue vacanze, come anche interpretarle. Ecco. Grazie Tino, io faccio rientro come presentatore del webinar, anche perché sotto lì c'è scritto il mio nome, non vorrei che la gente si confondesse. No, lui, ci assomigliamo, ma non sono lui, è Tino Antaro, ed è lui che vi ha raccontato l'Uzbekistan, ovviamente, che vi porterà in viaggio in Uzbekistan in questa primavera. Lasciamo la parola dopo Tino ad Antonio Del Rico, che invece ci spiegherà, entrerà un po' più nel dettaglio di questo viaggio, raccontandoci l'itinerario, raccontandoci tappa per tappa quello che sarà il programma del viaggio del campo del giornalista. Antonio, a te la parola. Grazie mille Tino, grazie a tutti voi, bello vedere che siete molto numerosi per questo appuntamento. Allora, vi darò un po' di informazioni relative a questo viaggio. Non vi farò vedere tappa per tappa, se non molto velocemente un po' di immagini, se no vi perderete il gusto di potervi andare e vedere con i vostri occhi. Allora, vediamo che appunto questa partenza è prevista il 18 di maggio. Tino parlava dell'Asia centrale, di come l'Uzbekistan sia una delle ex repubbliche sovietiche, di questa quell'immenso impero che era appunto l'Unione Sovietica. Adesso tutte queste repubbliche sono indipendenti. Ecco, questa cartina ve le fa vedere tutte, quindi l'Uzbekistan è questa parte qui, quindi una delle più sicuramente più importanti, e da un punto di vista turistico è sicuramente quella più nota e più conosciuta, perché diciamo che l'Uzbekistan, la storia dell'Uzbekistan e quindi tutte le testimonianze che si andranno a vedere in questo paese ruotano attorno alla figura del grande imperatore Tamerlano, questo grande conquistatore che in un periodo storico tra il 1370 e il 1400 conquistò tutta questa parte dell'Asia centrale e anche oltre, facendo un impero veramente immenso. E quindi un viaggio in Uzbekistan e soprattutto la scoperta delle vestigia di questo grande conquistatore, soprattutto queste vestigia vengono raccontate nelle grandi città, che sono appunto Kiev, Bukhara e Samarcanda, e che tra l'altro queste città erano e sono poi continuate ad essere importantissime perché crocevia di questa via della seta, di questa via di collegamento che, passando anche per questa parte di mondo dell'Uzbekistan, collegava appunto la Cina fino al Mediterraneo. E quindi questa importante via, diciamo così, arteria commerciale, viene in questo viaggio rivissuta in un modo, secondo me, eccezionale, perché quello che si vedrà è senza dubbio qualcosa di molto molto evocativo. Ma chiaramente, come già Tino ha anticipato, non ci fermeremo solo a farvi vedere queste bellissime città lungo la via della seta. Vi do due informazioni, avete già visto, riguardo il clima. Andiamo un attimo indietro perché questo va avanti. Allora, il clima in Uzbekistan è un clima continentale, quindi c'ha degli inverni direi parecchio freddi e dell'estate particolarmente calde, quindi chiaramente i periodi migliori per fare questo viaggio sono senza dubbio il periodo, diciamo così, primaverile e l'inizio dell'autunno. E poi, come vi dicevo, vi dico un po' quelle che sono le peculiarità di questo programma. In parte Tino vi ha preannunciato che andremo a vedere Nukus, che, come è stato detto, è importante soprattutto per questa bellissima raccolta museale di Igor Savisky, quindi si potranno ammirare delle opere d'arte che sono rimaste nascoste per tantissimo tempo e che adesso da qualche anno, da qualche decina d'anni, finalmente sono state rimesse in vista pubblico, e quindi si potranno vedere queste opere d'arte fantastiche dell'avanguardia russa, quindi dei primi anni del Novecento. E poi c'è Penjikent, che invece è una località
in Tagikistan, molto poco conosciuta, e che abbiamo deciso di inserire perché da Samarcanda è comunque un'escursione abbastanza comoda, perché sono circa 60 km in linea d'aria e ci si metterà un'oretta più o meno per raggiungere questa località. Perché Penjikent? Perché Penjikent è stata una località particolare in cui nel periodo tra il V secolo e il IX secolo si è sviluppato una civiltà, anzi una città, scusate, ma questo va avanti. Allora, scusate, eccolo qui. Si è sviluppata questa città che racchiudeva dentro di sé una serie di comunità religiose, tra cui la più grossa, la più importante era sicuramente la comunità zoroastriana, quindi gli adoratori di Ahura Mazda, di tutta quell'antica religione di Zoroastro che era imperante soprattutto nell'antica Persia, nel periodo in cui c'era la dinastia dei Sasanidi. Ma oltre a loro viveva anche una piccola comunità di cristiani nestoriani, di questa eresia nestoriani, e anche una piccola comunità buddista. Quindi questa piccola città sul fiume Zervashan racchiudeva dentro di sé un'immagine di comunità che chiaramente credeva in una serie di religioni, che viveva pacificamente e che anch'essa si sviluppò sempre grazie alla sua vicinanza all'antica via della seta. E quindi chiaramente si tratterà di vedere le immagini del sito, che sono quasi tutte rovine in mattone crudo, quindi da un punto di vista visivo la vista di questa antica città non è straordinaria, ma si potranno vedere le rovine della necropoli, della cittadella, di questa città che è stata per parecchi secoli anche molto importante, soprattutto per, come vi ho detto all'inizio, per comprendere al suo interno diverse comunità religiose, molto diverse l'une dalle altre. E quindi faremo anche appunto questa escursione a Penjikent in Tagikistan. E poi chiaramente vedremo le città classiche, le città che sono state già menzionate da Tino, e quindi la bellissima Kiva. Ecco, parliamo sempre di località patrimonio UNESCO. E quindi tutte queste città sono patrimonio UNESCO ormai da parecchi anni. Kiva era famosa soprattutto per avere un famigeratissimo mercato degli schiavi, che si sviluppò dopo il periodo di Tamerlano. E quindi parliamo intorno al 1600-1700, fino all'arrivo dei russi, che fortunatamente bloccarono questa usanza di questo mercato degli schiavi. Bucara, bellissima. Probabilmente la città più interessante, anche più ricca di cose da vedere, perché c'è un centro storico veramente molto molto esteso. Questa è una città che si visita molto bene, soprattutto a piedi, ricca di madrase, di bellissime moschee. Anche questa è una storia molto antica, addirittura in parte antecedente al periodo di Tamerlano, ma è comunque soprattutto durante e dopo il periodo di Tamerlano che si sono sviluppate, diciamo così, i suoi monumenti più significativi, soprattutto questa arte della maiolica, che è una delle caratteristiche più celebri di tutto l'Uzbekistan. Chiaramente Tamerlano è sempre presente, o quasi sempre presente, durante il viaggio. Qui siamo a Shahrisabz, che è una località che si trova lungo la strada tra Bukhara e Samarcanda, quindi ci si fermerà a vedere il luogo in cui è nato Tamerlano, le rovine del palazzo d'estate. Avete visto l'imponenza del portale d'ingresso di quello che doveva essere un palazzo veramente impressionante, e qui ci sono le tombe. Visiteremo, visiterete le tombe dei suoi avi, e quindi anche questo sono testimonianze molto molto importanti per la storia di questo paese, e soprattutto per quello che è stato Tamerlano successivamente. E poi chiaramente il clou, o comunque uno dei momenti più emozionanti, sarà senza dubbio l'arrivo a Samarcanda e la visita di questa bellissima piazza che è Registan. E quindi soprattutto si potrà notare il contrasto tra l'antica architettura timuride e chiaramente l'architettura invece sovietica, o comunque degli anni 60 e 70, che fa veramente da contraltare, e da questo veramente questo stacco incredibile di architetture
completamente diversa all'interno della stessa città. E quindi anche qui visiteremo diverse moschee, la bellissima necropoli Zainda e ovviamente, come vi ho detto all'inizio, il giorno successivo alla visita di Samarcanda verrà effettuato l'escursione a Pengiket. Tashkent, che ho lasciato l'ultimo, ma in questo caso la visita si effettuerà all'inizio del viaggio, quindi quando si arriverà con il volo dall'Italia si farà la notte a Tashkent, il giorno successivo si vedrà la città, che come ha già detto Tino ha un forte carattere, diciamo così, sovietico, perché quella parte storica che era stata soprattutto costruita durante il periodo zarista è stata quasi completamente distrutta nel terremoto. E quindi vedremo tra l'altro anche un paio di fermate della metropolitana che ricordano un po' le fermate della metropolitana molto, molto decorate e monumentali che si trovano a Mosca. Ecco, avete visto, qua si va avanti velocemente. Allora, ci sono gli highlights che noi intendiamo le peculiarità di questo viaggio nel momento in cui ci si accinge a prenotare. Chi prenota può stare sereno perché c'è in queste prenotazioni vi è alcun rischio sia per quanto riguarda gli aumenti valutari e soprattutto per quanto riguarda eventuali cancellazioni. Questo viaggio, oltre alla presenza di Tino, ci sarà ovviamente anche una guida locale parlante italiano che vi accompagnerà per tutto il viaggio. Ovviamente le prenotazioni dovranno essere fatte presso le agenzie touring o nei circuiti touring o comunque per chi vuole anche all'interno di una qualunque altra agenzia di viaggio e le prenotazioni dovranno essere effettuate per il discorso relativo alle scadenze che noi abbiamo con i vari fornitori entro il 15 di marzo. Le formalità d'ingresso adesso non è più necessario il visto, occorrerà comunque inoltrarci i vostri documenti, il copia del passaporto entro, diciamo così, il 15 di marzo, mentre occorrerà fare un visto online per entrare invece in Tagikistan, quindi sempre tramite la procedura e-visa, che ormai è la procedura che è ormai di uso comune per moltissimi paesi oramai, quindi si va sul sito web del Tagikistan per quanto riguarda il visto e molto facilmente si può fare la procedura visto. Chi non avesse possibilità di poterlo fare per un qualunque motivo potrà farlo tramite la sua agenzia viaggi. Ecco qua ci sono alcune informazioni riguardo alla valuta, ma tanto vi consiglio sempre di non cambiare tantissimo in valuta locale, perché molto spesso l'acquisto magari un po' più importante può essere fatto tranquillamente con i dollari o anche in euro. Due cenni sulle strutture alberghiere che non sono straordinarie in Uzbekistan, quindi avremo a Kiwa un hotel che si chiama Asia Kiva, che è molto vicino all'ingresso della città vecchia, la città cinta da mura, che è un ottimo 3 stelle superiore. Le altre strutture a Bukhara, Tashkent e Samarkand sono dei 4 stelle. Riguardo la prenotazione del viaggio del 18 di maggio, ci piace ricordare, perché siamo molto contenti di questo, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto moltissime prenotazioni e quindi stiamo valutando insieme ai miei colleghi del Touring Club di effettuare un secondo viaggio in una data che mi auguro di potervi comunicare a breve e quindi c'è una buona possibilità che venga fatta una seconda partenza sempre relativa appunto a questo viaggio che vi è stato raccontato. Bene, io direi che ho finito, sono andato un po' veloce anche perché c'era la temporizzazione della presentazione che mi dava il ritmo. Ora, volendo, possiamo rispondere alle vostre domande che sono state in qualche modo già preparate e raccolte dai miei colleghi. Grazie mille Antonio per la tua presentazione, per averci illuminato sull'Uzbekistan, tra l'altro con delle bellissime immagini che
e credo abbiano fatto venire voglia più di una persona di esplorare questi luoghi, oltre ai racconti che avete fatto. Dunque, sì, l'invito appunto è quello di scriverci delle domande. Cominciamo subito con il chiedere una cosa a te e a Tino. L'Uzbekistan di solito, cioè, mi piace sottolineare questo fatto, già ce lo chiedono, ma l'Uzbekistan di solito si visita in una settimana con le tre città classiche che sono Bukhara, Kiva e Samarkand, e poi si torna a casa. Questo invece mi pare di capire, per me che non ne so molto di Uzbekistan, a differenza vostra, che è un viaggio più particolare, perché ci sono anche altre destinazioni e altre particolarità che abbiamo aggiunto, che avete aggiunto per dare insomma un qualcosa di più a questo viaggio. Ho capito bene? Così, per esempio, questa Nukus è una cosa che di solito è una città dove di solito non si va se prendete un tour di un altro tour operator. Ma sì, anche perché penso che sia proprio una caratteristica del Touring Club offrire ai suoi soci dei viaggi non banali e quindi dei viaggi particolari. Per cui si è pensato insieme a Tino, insieme ai colleghi, di individuare un viaggio che non fosse solamente il classico viaggio in Uzbekistan, ma che ci fosse anche qualcosa di particolare. Sono state individuate queste due località, che appunto sono Nukus e Penjikent, che danno al viaggio una valenza, diciamo, decisamente più importante e più interessante. Poi sicuramente Tino potrà dire qualcosa di più, soprattutto per quanto riguarda magari l'aspetto relativo a Nukus e quindi al museo di Savisky che si andrà a visitare. Sì, no, assolutamente. L'idea era appunto di provare a farvi conoscere un Uzbekistan che va un po' al di là di quello che è l'iconografia tradizionale, certo. No, è come quando certi giapponesi fanno i viaggi in Italia, che fanno Roma, Firenze e Venezia, però a Ferrara o a Parma ci sono cose altrettanto belle e sarebbe un peccato una volta che uno arriva fin là. E una delle cose, delle storie soprattutto più interessanti e sicuro anche abbastanza inaspettate, è questa del Museo Savinsky, che come dicevo è questo personaggio che dagli anni 50 ha iniziato a collezionare opere di avanguardisti russi in una maniera veramente quasi clepto, insomma, folle, oggettivamente folle, perché erano opere di autori non famosi, autori che comunque non erano allineati con il regime comunista, e lui iniziò, ne conobbe qualcuno, diciamo, negli anni 40-50, che era lì esule a Nukus, perché Nukus abbiate in mente che è veramente un luogo lontano, cioè è oggi un luogo abbastanza remoto, difficile anche da raggiungere, insomma, ci vuole un bel po'. Se pensate dalla capitale Tashkent, che è dalla parte opposta del paese, immaginate negli anni 50 da Mosca quanto potesse essere lontano arrivare a Nukus. Quindi lì il regime aveva mandato un po' di questi avanguardisti che non considerava neanche, ma probabilmente così pericolosi da doverli mandare in qualche gulag, che li aveva mandati lì perché non dessero fastidio. Lui li conobbe e iniziò appunto a capire che insomma c'erano questi artisti e c'era, insomma, la loro arte sarebbe andata persa, quindi iniziò a comprare fisicamente i loro quadri e poi insomma prese questa specie di raptus per cui per anni, per decenni, girò tutta l'Unione Sovietica andando dalle vedove, andando a comprare tutto, non solo le grandi tele. Nel museo poi appunto c'è un grande piano con queste opere e poi molte sono nei magazzini, però per esempio lui raccoglieva le tovagliettine in cui magari questi artisti per non riuscivano a pagare la cena facevano un disegno agli occhi. Ecco, lui ha raccolto tutto, ci sono circa 70.000 opere e sono in questo museo totalmente inaspettato. È un museo in realtà di etnografico che racconta appunto la storia del Karakalpakistan. Entri in questa struttura un po' sovietica degli anni 70 di cemento su una grande piazza assolata e con una vecchia, perché questa è una caratteristica, la vedrete in tutte le città ex sovietiche, una delle ruote panoramiche un po' cigolanti, in cui insomma, se qualcuno ha coraggio può stare anche. Ecco, in questo contesto un pochettino arrugginito, che è una delle
cose che in parte si vede, diciamo, tutto quello che non è la parte storica di queste città ha questa area nostalgica e un po' arrugginita, ecco, ex sovietica, e a Nucus, in questo contesto, poi si entra, invece c'è questo grande tesoro di questo museo dove uno si perde a vedere queste opere coloratissime e d'avanguardia e annotarsi i nomi di questi autori di cui magari non abbiamo mai sentito parlare perché hanno fatto sì una mostra a New York negli anni 80 ma poi nulla più, e invece c'è tutto questo da scoprire, ed è appunto una delle tante cose che ti può dare l'andare in Uzbekistan fuori dai cammini più battuti. Una storia perfetta per un articolo, però. Assolutamente sì, potrebbe essere l'oggetto di un intero articolo sulla nostra rivista. Ci chiedono se un viaggio adatto a tutti nel senso di anche di età, pensiamo, c'è qualche difficoltà particolare, c'è qualche cosa che volete segnalare, oppure un viaggio semplice perché non ci sono né grandi dislivelli né grandi passeggiate né grandi, insomma, sforzi da fare, c'è qualcosa da segnalare, oppure possiamo tranquillizzare tutti i nostri utenti sul fatto che non ci siano problemi di sorta? Direi che è un viaggio che può fare chiunque, che sia ovviamente in buona salute, perché l'hai già detto tu, non ci sono grandi camminate, le grandi distanze ovviamente vengono fatte con i mezzi, per cui sono visite all'interno fondamentalmente di città, che possono essere piccoline come nel caso di Kiva, un po' più grandi come a Bukhara, ma parliamo sempre comunque di tutto passeggiato, comunque di visite a piedi molto molto tranquille, per cui direi che le cose da vedere sono tante, però mediamente non è un viaggio particolarmente faticoso, quindi direi chiunque può farlo. No, infatti anche perché la stagione anche meteorologicamente è quella propizia. Ogni tanto quando qualcuno dice l'Asia centrale pensa all'estate, che oggettivamente sono torride, ma invece il mese di maggio è perfetto perché la temperatura è piacevole. Immaginate che in questi giorni d'inverno c'è la neve ed è molto freddo, è la caratteristica un po' dell'Asia centrale, gelida d'inverno, torrida d'estate, ma nelle stagioni di mezzo, ottobre, maggio e anche giugno, invece è piuttosto piacevole in tutti i suoi, insomma, sia di giorno che di sera. E poi appunto sì, è un viaggio veramente adatto a tutti, perché poi gli spostamenti, uno dovrebbe essere fatto in treno, così si farà anche l'esperienza di provare le ferrovie ex sovietiche, che poi erano un po' il vanto dell'Unione Sovietica. Di tante cose che non funzionavano, le ferrovie invece erano quelle che funzionavano e che univano questi grandi spazi, perché poi le distanze tra le città non sono proprio piccolissime. Poi immaginate che l'Uzbekistan è comunque un paese grande, anche se non molto popolato, cioè le persone sono concentrate in queste città, appunto, che magari non abbiamo detto, ma uno si immagina in mezzo ai deserti, ecco, Kiva, Bukhara sono il centro di delle grandi oasi che però non sono come alcune del nostro immaginario che immaginiamo del Sahara, piccoli luoghi concentrati di palma. Magari una di queste oasi è grande, diciamo, come mezza provincia di Lodi, quindi sono abbastanza grandi. E queste città però hanno sempre rappresentato il cuore delle oasi e il cuore del passaggio, appunto, lo dicevamo prima, su questi rami, dei tanti rami della Via della Seta che univa l'Occidente persiano e poi il vicino Oriente con la lontana Cina. Qui eravamo più o meno a metà del percorso ed è appunto forse per questo un buon punto per iniziare ad esplorare l'Asia centrale. È un punto di partenza, certo. Per anche per chi non è mai stato nell'area, insomma, una buona introduzione a quella che è l'Asia centrale prima di avventurarsi in altri stan vicini. Negli altri, esattamente. Che cosa ti mangia, ci chiedono, nel senso che non abbiamo parlato, abbiamo visto qualche foto di prodotti gastronomici, abbiamo visto dei pani, però che gastronomia c'è? Una gastronomia poi difficile per un italiano, oppure ci sono delle cose, dei prodotti, degli ingredienti in comune? Che cosa si deve aspettare a una persona che va in viaggio in Uzbekistan? Beh, diciamo, non è certo nota come una delle maggiori destinazioni culinarie, diciamo, si mangia, verrebbe da dire, bene ma non benissimo, nel senso che la base, diciamo, il piatto nazionale è il plov, che è un riso con carote, delle carote dolci che si trovano più o meno in Asia centrale, poi ci sono dei pezzi di carne
tendenzialmente di montone, ma alle volte anche di pollo, e poi ceci, uvette, c'è cioè una grande usanza di uvette, per questo siamo in Asia centrale. Questo è il piatto tradizionale che oramai si mangia anche quasi tutti i giorni, mentre una volta era il piatto della festa. Ci sono anche, per esempio, a Samarcanda, quando si va al sud che si fa la visita, c'è questa zona dove fanno tradizionalmente questi grandissimi calderoni in cui si fa il plov. Ma poi tendenzialmente la cucina uzbeka ha sempre il pane, l'abbiamo visto, delle ruote di pane con sopra dei semini di cumino, di solito, di sesamo, che sono una base della cucina, e poi abbastanza con gli shashlik, quindi che sono degli spiedini di carne, di solito potrebbe essere montone o agnello, accompagnati poi con, ecco, con, appunto, siamo sulla via della seta, siamo all'incontro di tradizioni anche culinarie diverse. Per esempio, uno dei piatti quelli che io preferisco in Asia centrale sono i manti, che sono dei ravioli, i ravioli di carne. Immaginate un po' come i ravioli cinesi, un po' più grossi, che è stato magari in altri paesi, in Spagna, in Georgia, le ha assaggiate, o anche in Corea. Sono un pochettino più cicciotti e con della carne, con un po' di cipolla, un po' speziata, diciamo. E questa è una delle cose più buone. Oppure ci sono degli spaghetti che si chiamano lagman, che sono abbastanza simili agli spaghetti cinesi, di solito sempre con una grande abbondanza di verdure. Poi, l'Uzbekistan è comunque un paese, per esempio, dipende un po', siamo all'inizio della stagione, sono di grandi frutte, di meloni. Se quando uno va Abbiamo visto in anche un piatto estate c'è proprio un meloni. microfrutto di tutto quello che è meloni, anguria e tutto quanto, oppure albicocche soprattutto di quelle secche, ma c'è, insomma, non c'è questa gran varietà, è tutto molto genuino, tutto molto locale, perché è coltivato in loco e quindi. Cioè, non è un'esperienza da 5 stelle Michelin, Ma cibo, neanche però però così difficile neanche difficile. adattarsi, Non se sono si spera. sapori totalmente, diciamo, estranei al nostro gusto o particolarmente difficili. Antonio, qualcosa da aggiungere? No, direi che ha detto tutto Tino. Posso solo aggiungere che rispetto ai primi anni cui si proponeva questo viaggio, devo dire che i primi viaggi, per almeno un paio d'anni, avevamo dei problemi sul cibo. Quasi tutti non stavano benissimo i turisti, ma non perché il cibo fosse di cattiva qualità, ma era un po' più un cibo che era preparato esclusivamente pensando a come l'avrebbero preparato per un uzbeko. Negli ultimi anni i ristoranti che vengono usati per i turisti, quindi insomma per i nostri viaggiatori, sono ormai ristoranti che sono un po' più, diciamo così, accorti nel preparare un cibo, magari un po' meno speziato, che sia più vicino ai gusti, soprattutto degli occidentali, ecco. Per cui da questo punto di vista la qualità e la problematica che avevamo i primi anni oramai totalmente risolto, insomma. Quindi Certo, quindi insomma, ribadisco, non siamo. è la cucina più varia del mondo, però comunque un'esperienza. Benissimo, quindi un altro aspetto che approfondirete in viaggio, qualcosa sulle temperature. Abbiamo già accennato che la stagione è propizia perché mangi un'ottima stagione, nel senso che non c'è il caldo estivo, il freddo invernale che caratterizza queste terre lontane. Lontane dal mare, lontane dagli oceani, per cui immagino che ci si possa vestire normalmente come se fossimo qui in primavera, come se fossimo in Italia in primavera. C'è qualche indicazione particolare sul clima, magari anche cambiando di posto in posto, è tutto più o meno omogeneo, più o meno, come dire, lo stesso clima nei vari posti che toccherà l'itinerario. Sì. Ma sì, oramai a maggio più o meno le temperature saranno simili un po' in tutto il paese. Ci potrà essere un po' più di escursione termica, soprattutto a chi va la notte, quindi potrà fare un po' più fresco, però durante il giorno facilmente a maggio potrà essere già un bel caldo da manica estiva, insomma. Per cui ottimo, assolutamente, e direi appunto un clima abbastanza uniforme in tutto il paese. Sì, infatti, cioè, di portarsi un in pulumino che appunto attiva, essendo
in mezzo ai deserti, poi la sera ci può essere l'escursione termica e può fare più freddino, però in realtà è la stagione migliore davvero. Che Quella è la tra l'altro, come stagione. diciamo tutti i nostri clienti, l'escursione termica è un'escursione già inclusa nel pacchetto di viaggio. Non è Quindi a non ci pagamento. sono supplementi da pagare per l'escursione termica. Esatto. E dunque, no, io invito sempre a scrivere perché abbiamo ancora 10 minuti di tempo. Se qualcuno ha qualche curiosità o qualche domanda da fare ai nostri esperti, altrimenti, visto che abbiamo già risposto a quelle che ci sono state poste, ne faccio una io a Tino e ad Antonio, e in particolare sul fatto di girare l'Uzbekistan. Voi avete detto che girerete in pullman, giusto? In pullman e anche in treno, quindi con due mezzi. Come sono le infrastrutture? Sono infrastrutture moderne, infrastrutture normali? C'è qualche, insomma, oppure magari funzionano meno bene rispetto a quanto uno si potrebbe immaginare? C'è qualche disagio da preventivare? Oppure invece è un paese che ormai a livello di infrastrutture è equiparabile a tanti altri? Tanti altri che conosciamo meglio. Ma No, allora, è un paese che. si prenderà anche un volo interno da Tashkent per arrivare a Nukus, e quindi ci sarà questo volo interno della durata di un'oretta e un quarto circa, e poi pullman e treni. Sì, diciamo che l'Uzbekistan non è che brilli per essere all'avanguardia della tecnologia da questo punto di vista, per cui in parte l'ho detto anche quando abbiamo detto due parole sugli hotel. Gli hotel non sono straordinari, nel senso che ovviamente praticamente sono il meglio esistente in questa località, e quindi anche i mezzi di trasporto, i pullman sono molto comodi e vanno bene, però non sono di ultimissima generazione, quindi magari come spesso accade adesso in molti paesi è possibile, che ne so, ad esempio nel bus avere un collegamento wifi. Ecco, in Uzbekistan questa cosa qui ancora, diciamo così, non è possibile, però direi comunque è più che accettabile. Anche i treni che usiamo negli spostamenti più lunghi sono treni comunque di buon livello. Ripeto, non è un viaggio da 5 stelle a livello di servizi, diciamo così, turistici, però è un viaggio che, se lo compariamo a com'era non troppi anni fa, è decisamente migliorato anche da questo punto di vista, per cui direi che comunque tutto sommato è tutto molto molto soddisfacente. Non so cosa ne pensi Tino su No, questo. è un paese appunto che è in via di modernizzazione anche nelle infrastrutture. Dicevamo, le ferrovie sono quelle di epoca sovietica, anche se poi, per esempio, tra Samarkand e Tashkent c'è addirittura tipo un pendolino che è un treno ad alta velocità delle ferrovie spagnole, quindi un alfa pendolare che fa un'alta velocità che non è velocissima, però è di sicuro comoda. E poi le strade se le stanno sistemando perché. Vabbè, poi avremo chi verrà avrà modo di sentirsi raccontare un po' di storie, però l'Uzbekistan oggi è al centro anche di questo grande progetto infrastrutturale cinese che è la nuova via della seta, e appunto essendo una delle vie di passaggio di questo progetto di portare le merci velocemente via terra dalla Cina all'Occidente, i cinesi stanno investendo nelle infrastrutture anche in Uzbekistan e quindi stanno rifacendo le strade e stanno. Quindi modernizzando, insomma, quelle che sono questa rete, non sono proprio autostrade, delle superstrade. Ecco, immaginate però sempre superstrade fatte da cinesi, quindi fatte nuove, ma dopo un paio d'anni, soprattutto con quelle escursioni termiche, magari l'asfalto non è dei migliori, però diciamo che non faremo niente, faremo grandi passi di montagne come magari si potrebbero trovare in Tagikistan o in Kirghizistan. È tutto abbastanza semplice perché poi appunto siamo lungo queste zone desertiche con queste strade ampie, asfaltate in cui si va tranquillamente. Ecco. Ci chiedono, una domanda che giunge a puntino per far presente che Tino è anche un autore di un libro sull'area che io, che sono esterno, non vi posso consigliare caldamente di leggere, ci chiedono di che cosa si può leggere per prepararsi a
questo viaggio, nel senso che, okay, che qualche titolo di letteratura di viaggio per introdurre un po' il pensiero, la mente, l'idea a quello che sarà l'Uzbekistan. Questo lo faccio vedere io, così non lo fa vedere lui. Si chiama Nostalgistan, è il libro che ha scritto Tino, non solo sull'Uzbekistan, anche sull'Uzbekistan, ma tanti altri stan dell'Asia centrale, dell'area. È un libro che è stato edito l'anno scorso da Ediciclo. Ma chiusa la parentesi, l'autopromozione, no, dicere qualcun altro. No, assolutamente. Cioè, poi, se andate nei punti touring li trovate. Però sull'Asia centrale si è scritto abbastanza, non tantissimo. Beh, non è, nonostante il nome, non è certo il centro del mondo, però ci sono dei bei libri di viaggio sull'Asia centrale. Un paio che mi sento di consigliarvi, vabbè, se visto che siamo italiani a suo modo pseudo-nazionalisti, se vi piace il buon Terzani, all'interno di un libro molto bello che è Buonanotte signor Lenin, che è un libro che lui scrisse nel 91 alla caduta dell'Unione Sovietica, fece un viaggio tutto via terra nell'ex mondo sovietico e ci sono anche dei capitoli centrali dedicati all'Uzbekistan e alle altre repubbliche dell'Asia centrale. Lui in quell'occasione fu a Samarcanda il giorno del suo compleanno, ve lo racconta. Ma poi ci sono altri libri, uno che è uscito di recente, che adesso è uscito anche in Economica da Feltrinelli, si chiama Sovietistan, nel libro di una giornalista norvegese che racconta le cinque repubbliche ex sovietiche. Ed è una bella introduzione all'Asia centrale contemporanea. Un libro che secondo me è il migliore a livello proprio narrativo e tutto, è un libro di uno scrittore di viaggio britannico che si chiama Colin Tubron, che si chiama Ombre sulle vie della seta, e anche questo è un bellissimo viaggio via terra in Asia centrale. Poi se amate i fumetti e se riuscite a trovarlo, perché non è che si trovi facilmente, c'è un altro libro a fumetti di un americano che si chiama Ted Rall, che è appunto di nuovo un viaggio in Asia centrale in cui ci sono, siamo un po' un libro più datato degli anni 90, in cui ci sono fumetti e ci sono racconti di com'era la vita nelle repubbliche ex sovietiche negli anni 90. Adesso è cambiata, quindi se leggete quel libro non fatevi terrorizzare, perché quelli erano gli anni 90, adesso siamo nel secondo decennio degli anni 20. Ed è cambiato qualcosa. È cambiato decisamente qualcosa, è cambiato molto, diciamo, nelle ex sovietiche, soprattutto negli ultimi anni, anche in Uzbekistan, no? Il presidente quasi eterno, che era Igor Karimov, è morto 3 anni fa e il paese sta cambiando, si sta modernizzando, si sta aprendo, per esempio hanno tolto i visti, quindi questo viene facile per i turisti, ma sta cercando anche questo una sua via alla democrazia. Ma appunto, se verrete con noi, con me, avremo occasione di raccontare anche tutte queste cose che vanno oltre a vedere il paese dal lato artistico, anche un racconto di quello che è la contemporaneità, di quelle che sono le situazioni politiche e sociali in un paese complesso e abbastanza ignoto come l'Uzbekistan. Bene, allora se non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo tutti per aver partecipato a questo webinar, grazie Antonio per averci introdotto il viaggio, ricordiamo che i viaggi del club sono tutti visibili sul sito touringclub.it e sul sito viaggidelclub.it, che sono prenotabili poi in tutti i nostri punti touring, nelle agenzie succursali, in tutta la rete agenziale italiana. Ricordiamo anche che il nostro catalogo dei viaggi del club 2020 ha 6 viaggi con i giornalisti, di cui questo in Uzbekistan è uno dei 6, ne abbiamo altri 5 in Islanda, Stati Uniti, Georgia, Dubai, Abu Dhabi e Scozia, per cui insomma tutte mete belle, interessanti e diverse tra di loro, per cui vi invitiamo a leggere gli itinerari e poi informarvi presso i vostri agenti di viaggio di prezzi, costi e programmi e date. Grazie a tutti e ci rivediamo al prossimo webinar, buona giornata. Ciao Antonio, a presto. Ciao, alla prossima.